Ciao a tutti, bentornati nella mia cucina vegana. Oggi è Santa Lucia, è a Verona, come in tutta Italia, penso, dove si festeggia. E quindi per i miei bambini, anche se sono ormai molto grandi, uno ne ha 32 e l'altra ne ha 26, cucinerò e preparerò insomma le frolline di Santa Lucia. E è un biscotto semplice da fare, noi naturalmente lo faremo vegano. E di solito si preparano per la mattina, ma sapete, come avrete visto nell'altro video, ieri sono andata a Bologna con Johnny per fare la diagnosi di quello che poi dovrà essere operato, cioè di andare sotto i ferri, e quindi insomma non ho avuto il tempo né le forze perché insomma è stata una giornata un po' impegnativa. Comunque mi rimedio oggi preparando queste cose. Scusate, hanno suonato perché sapete, vengono vestiti di rosso e suonano il campanello e portano dei pacchetti e sono naturalmente dei Babbi Natale moderni. Comunque, per fare questi biscotti di pasta frolla serviranno 200 g di farina tipo 1 o 2, 70 g di zucchero di canna tritato finemente nel macinacaffè, o altrimenti potete usare anche lo zucchero a velo bianco perché ricordo che in Italia lo zucchero bianco è tutto vegano perché noi in Italia usiamo lo zucchero di barbabietola, non, cioè per fare lo zucchero usiamo la barbabietola, non usiamo la canna e quindi non ha necessità di fare i procedimenti, i passaggi e eventualmente la chiarificazione con le ossa di origine animale come può accadere con lo zucchero di canna. Quindi io di solito, vi dico sia la verità, uso anche lo zucchero di barbabietola perché mi trovo molto bene. Adesso è un po' che si trova dappertutto, Esselunga, perché di Verona anche da Migros. Nei vari supermercati si sta diffondendo tantissimo lo zucchero di barbabietola, ha delle proprietà anche quelle nutritive interessanti e diciamo è prodotto in Italia, mentre lo zucchero di canna di massima viene importato. E quindi diciamo potete tranquillamente se volete usare lo zucchero a velo già pronto e che non muore nessuno, insomma è solo una questione che essendo più raffinato fa un picco glicemico più alto più velocemente, poi c'è un down più veloce, però diciamo a parte questo per una volta potete anche usarlo. Poi ci servirà 80 g di olio di semi di girasole, mezzo cucchiaino di vaniglia liquida o in polvere insomma e la buccia grattugiata di un limone biologico e poi scusate perché ho fatto una corsa per andare dal corriere e poi un pizzico di sale e lo mettiamo a riposare per una mezz'oretta e poi con gli stampini frigorifero e poi con gli stampini insomma tutti belli natalizi e faremo i nostri biscottini che cuoceremo a 170-180 gradi forno statico per un 10-12 minuti, non facciamoli colorare troppo perché altrimenti poi diventano brutti da vedere perché di per sé sono dei biscotti che devono essere abbastanza chiari. Mettiamoci all'opera. Ho mescolato tutte le polveri mettendo anche una puntina di lievito cremor tartaro. Adesso metto gli 80 grammi di olio di semi di girasole. Poi impasto, se vedete che è un po' troppo duro, mettiamo qualche cucchiaio di latte vegetale. Ne ho aggiunto 4 cucchiai di latte, io uso quello solito, sapete, di mandorle e riso, voi potete usare anche la scura di soia, quello che avete. Adesso lo metto in, perché si disgregava troppo, adesso lo metto in frigo per una mezz'oretta. Allora riprendiamo il nostro impasto. Lo metto su un foglio di carta da forno e con il mattarello lo andiamo a stendere non sottilissimo, ma neanche troppo spesso. E poi con le formine tagliamo gli stampini natalizi, le formine insomma, le forme quelle un po' natalizie. È un composto friabile, quindi mi raccomando, fate anche un po' di attenzione quando tagliate i biscotti e quando tutto li spostate oppure li lasciate qua sopra e tirate via solo
i bordi che avete ritagliato, li rimpastate e poi ne fate degli altri su un altro foglio. Potrebbe essere anche una buona idea così. Allora io ho il cuoricino, la luna, la stella, l'albero di Natale che mi è servito anche per l'altra torta, fiore, poi un altro cuore, ma questi sono un po' grandini, insomma ne faccio un po'. Praticamente ho fatto così, vedete, adesso tiro via i bordi. Questo lo reimpasto, gli avanzi, intanto così non devo spostarli che poi si rompono. Ecco i frullini Santa Lucia, sono pronti. Devo dire che comunque io preferisco lo zucchero di canna tritato con il macina caffè. Purtroppo mi si è rotto e quindi ho dovuto ripiegare su questo, ma non mi dà soddisfazione. Comunque, tanti auguri a tutti i bambini, e anche se sono bambini grandi, vi saluto e vi invito a seguirmi sul mio canale YouTube e a andare anche a votare i tavoli della Lea, come vi ho già detto, e soprattutto a vivere queste feste all'insegna della bontà anche verso gli animali, perché si può mangiare anche senza crudeltà. Un abbraccio.